Abbiamo navigato verso nord fino al covo dei pirati. Loro credevano di essere al sicuro in un nascondiglio così lontano, e invece siamo riusciti a coglierli di sorpresa e sconfiggerli con estrema facilità. Durante il combattimento, Polpo e Piovra hanno congelato Ryoma, ma Rouge l'ha salvato. Dopodiché abbiamo unito le nostre forze per sconfiggere Kraken. Così abbiamo imparato di più sulle Power Stone e su come i desideri a volte si avverino. La promessa di Vaigas. Perché Galuda torna a casa? Ha sconfitto Kraken e così ha saldato il suo debito. Galuda è un ottimo guerriero. Sai, Falcon, mi mancherà non averlo al nostro fianco. Senti, Ryoma. Che cosa fai? Che cosa vuoi? Io vado a fare un giro al mercato. Hai voglia di accompagnarmi? Vengo anch'io! Che aria appetitosa quella Piovra. Ideale per una zuppa. Ho l'acquolina in bocca. Se ci fosse Wang Tang ci preparerebbe un pranzetto con i fiocchi. Non credo ai miei occhi, anche Vaigas è qui. Signorino, ma com'è che riesci a trovarmi dappertutto? Perché ho fiuto. Ho prenotato due posti su una nave diretta alla Terra della Luna. Mi permetto di ricordarle che sì, dal caso che abbiamo abbandonato là non solo delle provviste, ma anche il suo aeroplano. Sì, sì, certo. Voglio sperare che non abbia intenzione di lasciare tutto dov'è, signorino. No, ma non posso partire adesso. Ah, cosa vuole restare qua? Almeno per questa sera, sì. Oh. Voglio vedere Vaigas che combatte. Nella vita ci sono cose più importanti delle scazzottate. Beccati questo, eh? Impara. Ma che succede? Bentista. Ehi, tu, macista. Accidenti, che ti faccio. Però, quel tizio era davvero arrabbiato. Come va, signore? Tutto bene? Sì, sto bene. Perché quel tipo l'ha aggredito? È un lottatore, quindi gli piace prendere a botte la gente. Deformazione professionale. Bizzarro. Nessuno alza le mani senza motivo. Guardate, gli è caduto questo. Fa vedere. Legge qua. Vaigas ha truccato un incontro. Impossibile. L'ho trovata finalmente. Che figura da bambino. E qui non c'è nessuno. Posso fare qualcosa per te? Ma lei non è quel tizio? Sì, che... esatto. Perché sei venuto qui? Per il suo articolo nel giornale di oggi. Come ha potuto? Queste sono tutte bugie. Vaigas non trucca gli incontri. E poi perché dovrebbe? È il più forte. Bravo, hai detto bene. Sono tutte bugie. E quindi se l'ha inventato lei? Senti, ragazzino, i lettori vogliono delle notizie shock su Vaigas. E io mi limito ad accontentarli scrivendo anche cose false. Tanto loro divorano tutto. Ma è scandaloso! Lei è un giornalista. Non può inventarsi quello che scrive. E invece lo faccio. Quindi perché non te ne torni buono buono a casa? Lei è un... Calma. Ti do un biglietto. È per il match di stasera. Su, forza, prendilo. È una poltrona in prima fila. Per questa sera? Ma è fantastico. Io non so proprio come ringraziarla. Prendilo come un segno della mia riconoscenza. Oggi mi hai dato una grazie. Mano, quindi ero in debito con te. Ciao. Ehi, un momento! Mi ha fregato! Mi faccia entrare! Dopo questo articolo, mollo tutto. Questa sì che è una notizia bomba. Grazie a me tutti sapranno che mostri sono in realtà Vaigas e gli uomini della sua squadra. Thank you.
sono in prima fila. Quel giornalista mi ha fregato due volte. Altro che poltronissima, questo non è nemmeno un semplice sedile. Molto interessante. Eccomi, mi ha chiamato mio signore. Sì, devo darti un incarico delicato. E ora, per il match di apertura, vedete alla mia sinistra... il grande campione soprannominato Massuolo, Hogan! Ah, che ha picchiato il giornalista! E a sfidarlo questa sera c'è un esordiente! Ho eseguito l'ordine, signor. Molto bene. Non capisco. A cosa c'entro io? Ricordo che il mio più grande sogno è sempre stato di combattere sul ring di Vegas, ma non mi aspettavo di arrivarci così. Forza, fatti sotto, Magiste. Vediamo se sei veramente come sempre. Beh, se non ti muovi, allora vengo io da te. Ma quello è Vegas. Distrarsi costa caro sul ring. Era un po' che non ci vedevamo, Falcon. Il grande Vegas. Attento, Fabian. Va bene. Mi chiedo perché abbiano scelto me per il match. Volevo farti assaporare l'ebbrezza del grande stadio. Mi hai scelto tu in persona. Ti ringrazio. È stata la mia grande occasione, ma io l'ho sprecata. No, niente affatto, non preoccuparti. Ricordati che sono le sconfitte che portano alla vittoria. Quando salivo per le prime volte sul ring, ero piccolo e debole in confronto ai miei avversari. La sconfitta era diventata la mia compagna abituale. No, non è possibile. Mi stai prendendo in giro. Tu sei Vegas, l'invincibile. E invece è la verità. Ma dopo ognuna di queste umilianti disfatte, io raccoglievo di nuovo le forze e risorgevo dalle ceneri della sconfitta. Era come se nei miei occhi divampasse un incendio. E la cosa sorprendente era che guardavo il mondo attraverso le sue fiamme. Sai perché ho scelto proprio te? No, non lo so. Per i tuoi occhi sono la prima cosa che ho notato di te. Cosa? Occhi da campione. Dobbiamo andare, signore. Grazie, Vegas. La mia nave è ormeggiata al pontile principale. Partiamo domani mattina alle 10 in punto. Se vuoi venire con me, basta che sali a bordo. Ma ricordati, 10 in punto. Mi sembra di sognare. Dio, è tantomeno un genio. Eppure Vegas ha qualcosa che lo rende diverso da tutti gli altri esseri umani. Che precisione! Che potenza! Che passione! È incredibile! Vinto ancora! Che splendida stellata! È una notte così romantica! Dicono che quando due innamorati si baciano sotto l'aurora boreale, staranno insieme e si ameranno per tutta la vita. Stai attento!
aspetta! Mi hai appena pestato l'alluce! Combatto senza farmi un graffio e poi tu mi spappoli un dito! Ma dica, siamo impazziti! Un'altra occasione buttata via! Come devo fare con Rouge? Io sono un guerriero. Ma ogni volta che lei mi si avvicina, la sua presenza mi fa sentire vulnerabile. Rouge, che c'è? Ryoma! Stai lì! Non muoverti! Proprio sicura di stare bene, Rouge? Tutto a posto? Sì, ma quel mostro ha preso la mia Power Stone. Cosa? Avete perso la Power Stone? Ma insomma, vi siete lasciati fregare come due pivelli! Hai ragione, Falcon. Io non so cosa dire. E poi si può sapere che cosa ci facevate ancora in giro a quell'ora di notte? Non sapete che è pericoloso? Beh, ecco, io... Lascia stare, Ryoma. È colpa mia. Gli ho chiesto io di fare una passeggiata. Allora siete proprio due incoscienti! Accidenti, se ci fossi stato anch'io, forse non sarebbe successo! Deve essere stato terribile per voi. Dimmi che aspetto aveva quel mostro, Ryoma. Beh... era molto alto, circa il doppio di me, e somigliava a un grosso cane nero dall'aria decisamente feroce, e in più aveva due teste. Un cane con due teste? Oh. A giudicare dalla descrizione sembra un mostro mitologico. Mitologico? Perché non ci racconta qualcosa di più, Apollo? Dunque, mi riferivo a un cane con due teste chiamato Cerbero che stava a guardia dell'Ade. Dell'Ade? Sì, figuriamoci, Cerbero, il cane da guardia dell'Ade, dell'inferno. Per me ve lo siete sognato. Tu puoi anche non crederci, ma io l'ho visto con i miei occhi, Falcon. Quel mostro è terribilmente feroce. Vado io. Quello che mi preoccupa di più è il furto della Power Stone. Ho paura che sia caduta nelle mani sbagliate. Non so perché, ma ho un brutto presentimento. E cioè? Se le Power Stone possono far avverare i desideri, allora che succederà se un essere malvagio ne possiede anche solo una? Non pensarlo nemmeno. E non temere, riavrai la tua Power Stone. Io la ritroverò. Ah, sì? E come pensi di fare, mio grande eroe? Signorino, l'ispettore vuole parlarle. A quale proposito? L'abbiamo trovato a terra privo di sensi e non è ancora uscito dal coma. Scrivendo per i giornali scandalistici, si era fatto parecchi nemici. Senta, Monsieur Falcon, avrei bisogno di farle alcune domande, se non le spieghi. È vero che ha chiesto al giornale l'indirizzo del signor Boone? È vero. E a quale scopo? Un momento, non sospetterà di Falcon, vero, ispettore? Calma, calma, per ora siamo solo alla ricerca di prove. Secondo i vicini, lei aveva avuto un violento litigio con la vittima, n'est-ce pas? Beh, in effetti ero arrabbiato per un articolo che aveva scritto. Interessante. E di quali vicende si stava occupando la vittima ultimamente, Monsieur Falcon? Aveva scritto in un articolo che Valgas truccava gli incontri. Valgas non ha mai truccato niente! Sì, il tuo grande eroe! E allora? Calmatevi, per favore! Avete visto degli animali? Sapete, i dottori pensano che le ferite siano state inferte da un qualche tipo di animale, e più precisamente da un animale abbastanza grosso da causare lesioni gravi come un cane o un lupo. Un cane? Già, oppure potrebbe essere la bestia che ha aggredito Rouge. Ci sono troppe coincidenze per i miei gusti. Ora che ci penso, Boone è stato picchiato da Holta. Sì, Holta. Qualcosa di molto strano in quell'uomo. L'hai trovato? No. Io non ho più molto tempo. Ma che dici? Si sta facendo tardi e tra poco ho un appuntamento con Pyle. Senti, stiamo cercando la Power Stone di Rouge. Mi sembra che sia molto importante. Anche il mio appuntamento con Valgas lo è. Mi ha proposto di andare con lui e finalmente avrò la possibilità di realizzare il mio sogno, capisci? Falcon! Corri, l'abbiamo trovato! Mi scusi, senta, se non le dispiace, avremmo una domanda da farle. Perché ieri ha preso a pugni quel povero giornalista?
Forse per il suo articolo contro Vaigas? L'ha picchiato così forte che adesso è ricoverato in ospedale. Era Vaigas il motivo. Volete lasciarmi in pace? Io non ho fatto a botte con nessuno. No? Allora come spiega questo taglio che ha sul braccio? Lasciami! Fermo! Signora, guardi l'occhio, presto, guardi l'occhio. Fermo! Fermo! Si fermi! Adesso sei con le spalle al muro! Non hai più scampo! Questa poi non me l'aspettavo. Sembra davvero invincibile. Perché improvvisamente fa così freddo? E si è messo anche a nevicare. Trasformiamoci. Sì. Va bene. Metamorfosi. Scusi, ma è ora di salpare. Aspettiamo ancora un minuto. Secondo te è un automa o un essere umano in carne ed ossa? Qualunque cosa sia, era molto pericoloso. Ehi, di un po', dov'è finita la Power Stone che ci hai rubato? Che dolore, dove sono? Ho male dappertutto. Adesso basta con le commedie! Sta calmo, Falcon. Sono sincero, non so veramente dove mi trovo e tantomeno che cosa ho fatto. Non riesci a ricordarti proprio niente, neanche un particolare. Ricordo solo che Vaigas mi ha chiesto di entrare nella sua squadra e dopo io non so più. È come se la sua memoria fosse stata completamente cancellata. Signorino Edward! È arrivato un messaggio importante per lei! Peccato, ragazzi. Troppo tardi. Possiamo salpare! Problemi in famiglia. Torna il più presto possibile. E la firma è di mio padre. A quanto pare dobbiamo rientrare. Mi dispiace, Falco. Il mio viaggio è finito. Torno a casa. Secondo la leggenda, chi possiede una Power Stone racchiude tra le mani il potere di distruggere o di creare, di dominare le tenebre o di infondere una grande luce. Il potere di far sì che ogni sogno